Sono Alessandro Cabiddu e oggi ci troviamo da ATM Sommaggio, un'azienda che da 35 anni lavora nell'ambito della carpenteria leggera. Si trova a Grancona di Valliona e oggi mi trovo con Miguel Sommaggio, il titolare, a cui andremo a rivolgere alcune domande. Quali mezzi usate per garantire precisione e qualità? Siamo dei terzisti, quindi non diamo la qualità in senso totale, però i clienti ci stimano soprattutto per queste due caratteristiche, qualità e celerità, che sono appunto i nostri cavalli di battaglia. Qual è il primo passo per fabbricare uno dei vostri pezzi? La progettazione 3D, intesa come nelle tre dimensioni, è una progettazione matematica che si avvale dell'uso di un PC potente, in questo caso, attraverso il quale diamo una consulenza sulle lamiere e anche sui tubi piegati, per ottenere quanto più possibile fedele le misure rispetto al disegno. Avete un macchinario che pochi altri usano. Qual è e come funziona? Noi ci siamo avvalsi da ormai 10 anni di un macchinario particolare che ha implementato e vorrei dire completato le lavorazioni dell'azienda, che è il taglio ad acqua, attraverso la quale noi, lavorando nell'ambito del materiale di alluminio e acciaio inossidabile e tagliando spessori anche di elevate dimensioni, possiamo appunto ottenere dei pezzi importanti che hanno il loro valore, insomma, dal punto di vista della qualità. Quali altre lavorazioni fornite ai vostri clienti? In ordine, le lavorazioni che riguardano la deformazione plastica a freddo, quali cesoiatura, calandratura tubo, calandratura lamiera, piegatura lamiera, e poi attraverso l'uso del taglio d'acqua le saldature certificate e non sull'alluminio e sull'acciaio inossidabile e sull'acciaio dolce. Che prodotti realizzate? Con la carpenteria leggera si ottengono, attraverso comunque le nostre lavorazioni, per esempio dei tubi piegati che poi vengono saldati, poi con dei trattamenti estetici che possono essere lucidatura sull'acciaio inossidabile, anodizzazione sull'alluminio, maniglie o comunque altre tipologie che possono essere usate, come nel nostro caso, in ambienti quali il Luna Park. Avete appena iniziato ad usare una nuova tecnologia. In cosa consiste e come ha migliorato il vostro lavoro? La tecnologia che ci è arrivata è una attrezzatura molto importante dal punto di vista della qualità, che noi cercavamo ormai da tempo e che come prodotto si inserisce molto bene nel campo della carpenteria leggera. È un braccio di misura tecnologico attraverso il quale si riesce ad ottenere, per esempio, un reverse engineering oppure una tastatura molto particolare di strutture anche complesse, con la quale si può ottenere per esempio un report da dare al cliente, quindi un termine importante di qualità.